Sul finire del XX secolo scoppiò la prima guerra atomica. I cervelloni dell'epoca speravano si trattasse del solito banale scambio di bombe, seguito, come di consueto, dalla riappacificazione dei belligeranti che, inorriditi dalle atrocità provocate, si sarebbero prodigati nello scambio di aiuti. Si sbagliavano. In soli 10 giorni, 10.000 anni di civiltà umana furono ridotti in polvere. Qualche anno dopo, la guerra ricominciò. Ehi, sorci! Cosa hai trovato? Bene, non sei solo schifoso, faccia verde. Sei anche stupido. Questo non serve a niente. Ehi! Ma che vuoi fare? Voi ranocchi non potete avere un'arma. Cosa? Ti stai sbagliando, amico. Chiunque ti abbia detto il contrario mentiva. Ah, sì? Vuoi dire che mia figlia ha mentito? Comincerò dal basso. Capitano Devlin! Come diavolo siete entrate? Con questa. E questa. Si può sapere che vuole Medek? Lui. Questo prigioniero è accusato di violenza carnale. Non più, capitano. Tua figlia ha cambiato musica. Ha scoperto di essere incinta e ha avuto un ripensamento. Incinta? Ma è impossibile. Lo pensavamo anche noi finché non abbiamo fatto i test. Quest'uomo non spara pallottole a salve, Devlin. E Medek, con l'autorità conferitagli dal governo, lo esige. Quel porco è solo un lurido sciacallo, un mostro. Uno che violenta le minorenni. Ah, conosciamo i suoi precedenti e i tuoi. Ecco perché sei stato trasferito al confine. Il trasferimento è operativo da adesso. Ehi, sei ancora qui? C'è chi pensa che le donne si immischino di troppe cose.
Senti tu, se mai riuscirai a fuggire dalle sottane protettive di Meddek, sarai mio. Ed è confermato? Signor Hellman, ora capisco perché è così popolare tra le donne. Ha messo incinta tutte quelle con le quali si è accoppiato. Ma davvero? Lei ha la più alta concentrazione di spermatozoi che abbia mai rilevato. Beh, sarà per via delle vitamine che prendevo da ragazzo. Posso offrirle una fedina penale pulita. Cancelliamo tutti i suoi precedenti. Il progetto di Mette consiste nel rintracciare e fecondare le donne nei deserti. Abbiamo bisogno di uomini giovani e forti che collaborino con noi in quest'impresa. Uomini che sappiano badare a se stessi e conoscano il territorio. Che possano operare in condizioni difficili. Che ne dice, se la sentirebbe? Parla sul serio, signora. Se vuole rifiutare, l'aspetta Devlin. Vorrà dire che stavolta lo farò per la patria. Allora firmi questo. La guerra ha ridotto la popolazione maschile del 68%. In più ha reso sterile la maggior parte della razza umana. Malgrado ciò siamo ancora in guerra. In guerra contro i mutanti. Ogni fazione sta cercando di riorganizzarsi e riarmarsi, ma questo richiede manodopera. E manodopera vuol dire persone. Ecco perché lei è qui, signor Hellman. Accidenti, sei incastrato. Quello è l'ECR. È un dispositivo di controllo. Le rimarrà addosso per tutto il tempo dell'operazione. Come no? Mi aiuti a togliere quest'affare? Ah, è nel contratto. Non l'ha letto? Prima di firmare? Ma come? Come potevo sapere? Cosa? Ma che cos'è? È una sonda per... Per controllare le sue condizioni fisiosessuali. È una forma di protezione. Dopotutto, lei è proprietà del governo adesso. Questo comunicato è stato registrato prima della selezione degli agenti per la missione. Per ragioni della massima importanza riguardanti la sicurezza, deve venirne a conoscenza solo il primo consiglio del governo temporaneo. 18 mesi fa, una tribù di mutanti predoni ha atteso un'imboscata alla 7ª brigata della pattuglia di confine. 210, fra donne e uomini, sono stati brutalmente massacrati. Abbiamo ragione di credere che parecchi civili che viaggiavano con la brigata siano stati presi in ostaggio. Secondo alcune fonti attendibili, i traditori dispongono di armi accumulate nei territori dei mutanti. Queste armi risulterebbero provenire da zone limitrofe a Frogtown. Come e da chi siano state ottenute le armi rimane a tutt'oggi un mistero. Sì, signore, me ne occuperò immediatamente. Ehi. Da questa parte. Lei è sentinella. Controllalo a vista. Su quel coso non ci salgo. Vuol dire che ti ci costringeremo a calci, Stallone. Sali. Ecco l'equipaggiamento. Prenditi cura di lui. Non ne sono rimasti molti così. Farò il mio dovere. Lo so che lo farai. Che ti prende, soldato? Non hai l'aria felice.
Ti adatterai. Chiunque tu sia, è una fortuna averti con noi. Mettec ha bisogno del nostro aiuto. Siamo ancora in guerra, lo sai? Ah, sì, eh? E dove sarebbe il fronte? Non prendi mai niente sul serio, soldato? Una volta prendevo tutto sul serio. Poi siamo tutti morti. Potrei farvi fuori proprio qui. Butterei i vostri corpi oltre il confine e darei la colpa ai ranocchi. Oppure no. Sei sotto tiro. Vediamo chi crepa prima di noi due. Ehi, ehi! Oh, cerchiamo di discuterne. Zitto! Chiudi il becco. Noi dobbiamo passare il confine e lo passeremo. Sulla sbarra. Mi avete quasi fatto venire un infarto con le vostre prove di forza. E come se non bastasse, stiamo andando dritti in territorio mutante. Spero proprio che sappia quello che fai. Ma chi ti credi di essere? Stiamo andando a Frogtown. Il loro capo, il comandante Toti, ha rapito delle donne che andavano in pellegrinaggio. E che gliene frega a Mettec? Sono tutte donne fertili. Non capisco perché i mutanti avrebbero dovuto rapire femmine umane. Sei scemo? Toti sa quanto valgono le donne fertili per Mettec. Oppure ha deciso di mettere su un harem. Ah, roba da vomitare per un anno. Sì, ma noi le tireremo fuori. E scatterà l'operazione. Cioè, tu le renderai madri. Eh? Ma... Ma vuoi davvero entrare nella riserva dei mutanti? Non ti spaventare, soldato, ma è l'unico scopo della nostra gita. A proposito di gite, posso fare un giretto? Perché? Anche io ho i miei bisogni, posso? Niente scorta armata? Tanto non vai lontano. No, vado solamente dietro a quel cespuglio. Faccio in un attimo. A più tardi, sorelle. A molto più tardi. Yaha! È mio dovere avvertirti che chiunque cercherà di forzare le CR innescherà una carica di esplosivo al plastico. Se ti allontani più di tanto, un sensore di distanza nel mio orecchino attiva un pungiglione elettronico che, come ti sarai accorto, è estremamente doloroso, ma praticamente innocuo. Se proverai ancora a fuggire, il mio sensore direzionale mi porterà dritto a te. Per la riuscita della missione noi siamo una sola unità. Non lo dimenticare, soldato.
Ehi, sai una cosa? Sei stupenda con questa luce. Ci vediamo domani. Credo che un uomo con la tua reputazione a quest'ora debba avere delle voglie. Ho l'emicrania. Ne sei sicuro? Mi è passata di botto. Scusami, non volevo! Ma te l'hai segnato qualcuno o sei una sadica perversa di natura? Stavo solo eseguendo degli ordini. Ordini? Articolo 12, tenere il soggetto eccitato perché ne sviluppa la potenza. Ah, bene, la sviluppa! Io faccio solamente il mio lavoro! Ma che brava, quando torniamo indietro ti faccio avere un aumento. No! Esercito. Non fare il minimo rumore. Questo è contro il regolamento. Eh? Io sono sterile. Non vogliono che tu sprechi energie. Ma allora perché? Ho saputo che sei un uomo eccezionale. Voglio verificare di persona. Ma perché le donne chiacchierano? Prova a capirle. Col razionamento dei maschi che c'è, le donne si sentono sole. Come faccio? C'è lo sportellino. Credo che deluderò le tue aspettative. Ne sei già all'altezza. Oh, Cristo santo! Rimettiti l'uniforme, caporale. Dovete avere la segatura al posto del cervello. Nessuno entra nella riserva, nemmeno la pattuglia di confine. Come facciamo a salvare queste pellegrine, eh? Con un trucco. A di che trucco parli? Tu hai fatto un piano per ammazzarmi. Te lo scordi, sorella. Tu sei legato al tuo contratto, Stallone. Certo, per riprodurre la razza umana, ma non per farmi ammazzare a Frogtown. Questo non c'è sul mio contratto, hai capito? Pagina 12, paragrafo 18. Se non liberiamo quelle ragazze, la tua potenzialità rimarrà inutilizzata. Ok. Ok, ma se le metto incinte mentre siamo ancora a Frogtown, che ne sarà di me? Rispetta onestamente il tuo contratto e non sarai mai costretto a scoprirlo. Davvero? Davvero. Ah, sì? Sì. Ecco! Ma sei pazzo! Vediamo di negoziare, eh? Ah, sì? Aspettatemi!
Non sei tu, è il cercapersone. Speriamo che sia una donna. Andiamo a controllare, vieni. Vieni. Verso sinistra. Più a sinistra. Ora a destra. Scappa, sta ancora scappando. Più a sinistra, molto di più. A destra. Eccola. L'ho analizzata e posso assicurarti che è fertile. Una fortuna insperata. Da dove vieni? Ho chiesto da dove vieni. La spaventi così. D'accordo, principe azzurro. Provaci tu, allora. Ok. Niente paura. Su. Su, mangia. Ti farà bene. Brava, ragazza. Ecco fatto. Mangiala tutta, eh? Neanche a lei piace la tua cucina. Calma, spengo. Che le vuoi fare? Non ci serve a niente se è sotto shock. Fra un po' potrai lavorare. Ora puoi cominciare. Ma di che diavolo parli? Della ragazza. Le ho iniettato dell'Ovedal per facilitare l'inseminazione. È per questo che sei qui, amico. Adesso, dici? Certo. Lei sta ovulando e tu sei estremamente fertile. Muoviti. Ah, per favore, non posso farlo così. Ho detto muoviti, Hellman. Io sono stanca ed è molto tardi. Ma non si è nemmeno lavata i denti. Ma cosa ti ha preso? Beh, non è il mio tipo, ecco. Non è il tuo tipo? No. Tu avresti delle preferenze. Sì, certo. Beh, sai come se l'avessi conosciuta e se ci fossimo piaciuti, forse e un po' d'atmosfera non farebbe danno. Vorresti farmi credere che eri innamorato di tutte le altre? Ma perché non provi tu a fare l'amore con una persona completamente sconosciuta nel bel mezzo di una riserva di mutanti ostili? Perfino tu falliresti, sorella. Ti serve l'ispirazione. Che stai facendo? Rilassati. Sono addestrata alle tecniche di seduzione. Grandioso. Non sono una macchina che puoi accendere o spegnere quando ti pare e piace. Ah, per favore.
Credo proprio che potrò tener fede al mio contratto. Spengel, rimettiti la camicetta. Su, rivestiti, sorella. Togliti gli occhiali, per favore. L'hai pulita tu, caporale? No, io no. Vado a dormire un po', se permetti. Certo. Frogtown è da quella parte. Quanto è lontana? Ho corso tutto il giorno e tutta la notte. Dove sono tutte le altre? Nel palazzo del comandante Toti. Ma perché non sono scappate con te? Sono dell'ordine delle passive. Si rifiutano di fare resistenza. Credono fermamente che solo i miti erediteranno la terra. Esatto. D'accordo. Vai a sud per qualche giorno. La pattuglia di frontiera riceverà il tuo segnale e ti porterà in un ospedale Medtech. No, niente paura. Le madri sono eroi nazionali da trattare come regine. Grazie. Tieni queste. Mettimele ai polsi. Adesso sono tua prigioniera. Oh, questa è un'idea che mi piace un sacco. Ah, che ti prende, bambina? Non ti piace essere trattata come un burattino, vero? Adesso sai quello che ho provato. Come vado? Sei perfetta. Attenta al mio segnale. Legami questa alla vita. Non cercare di prendermi gli orecchini. Se perdono il contatto col mio corpo, l'ERC esplode. Se ti allontani troppo... Allora l'ERC esplode, e se non fai esattamente quello che dico, l'ERC esplode. Hai capito? Ti hanno mai detto che hai una magnifica personalità? Muoviti adesso. No, non te l'hanno detto. Oh!
e smettila di fare il cretino. Dobbiamo fidarci l'uno dell'altro. La nostra vita dipende da questo. Che vuoi? Sei deliziosa. Vogliamo andare? Tanto vale, visto che siamo qui. E muoviti. Barista, dammi una birra. Una anche per me. Senti, prigioniera. L'hai dimenticato? È cattivo, padrone. Sa di fogna e di scarico industriale. Tu non hai mai retto l'alcol. Luni, sei ancora vivo! Mi avevano detto che eri rimasto sepolto in una miniera a Eagleton dopo la guerra. Oh, figurati, ti sei scordato che ho 9 vite? Salve, io sono Luni O'Toole. Sono io che ho scoperto il filone di Wapachuca. Mi chiamano Luni da lunatico perché dicono che sono pazzo, ma sono più sano di mente del tuo amico. Beh, Sam, vedo che i tuoi gusti sono migliorati. Oh, sai com'è. Si può sapere che ci sei venuto a fare a Frogtown? Un po' di sano commercio. E tu invece? Ah, io seguo l'uranio, l'hai dimenticato? Ne ho trovato un bel po' qui sotto, proprio sotto il loro naso. Luni, se ci fosse stato l'uranio qui, l'avrebbero estratto prima della guerra. Sta a sentire, brutto idiota, che ti piaccia o no, ti ho detto la verità. E se non vuoi credermi, va a fare 2 passi nel tunnel 42 e guarda quei ranocchi che lo estraggono adesso. ci credo, ma che ci fanno i mutanti con tutto quell'uranio, Luni? Lo vendono, idiota. Che vuoi che se ne facciano? Io prendo il 20%. Senti, ragazzo, la vuoi vendere, eh? Già. Sei arrivato al momento giusto, ma devi parlare con l'eroe prima. Questo posto è suo. Sai che cosa faccio? Ora te lo vado a chiamare. Torno subito. Sì, grazie. Lo conosco da quando sono nato e ha sempre dimostrato 80 anni. Quando ero ridotto a uno straccio, è stato l'unico che si è preso la briga di occuparsi di me. Vieni, bambola.
quanto ti amo. Ne vogliamo parlare? Lei è il nostro contatto, cameriera dell'harem del palazzo di Toti. Quanto ti amo in codice vuol dire tutto va secondo i piani. Ah. Fino adesso. Che vuol dire fino adesso? Ehi, ragazzo, non far mai aspettare un tipo come l'eroe, svelto. E questo cos'è? Glash. Mischi i rospi bolliti, i pezzi di guana e poi li condisci con una salsa di sangue. Scusa se l'ho chiesto. Un nobile gesto, signor Hall. Se ne vedono così di rado ai nostri giorni. Posso offrirle qualcosa da bere? Per pietà. Birra. Autentica birra. Dove l'ha trovata? Ne hanno trovato per caso una cassa in una miniera abbandonata. È solo leggermente radioattiva. Veniamo al dunque. Mi congratulo con lei per il suo buon gusto. È decisamente all'altezza delle fanciulle portate da Bull. Ah, fanciulle. Fanciulle, sì. E come lei? Sì, erano molto delicate. Al comandante Toti sono piaciute tanto che ha promosso Bull primo luogotenente. Bull? Sì, è un amico del comandante Toti. È molto pericoloso. Oh, mi odia a morte. Beh, tanto odia tutti gli esseri umani. Non siamo esattamente estimatori della razza umana, noi. Come se non bastasse che noi, sventurate creature, siamo nate come sottoprodotto della vostra guerra umana, la sua razza ci ha cacciato nelle riserve come se fossimo solo animali. Ehi, io non c'entro per niente. Io odio il governo, amico. Tutti i governi. Dunque, sono pronto ad offrirle 30 gigli per questo splendido esemplare. Senza offese, signor Leroy, ma ho speso un sacco di soldi per lei. Beh, io la capisco, ma vede da solo che gli affari mi vanno piuttosto male. 50 gigli è il massimo che posso offrirle. Faccia uno sforzo, eh? Ora, vediamo di metterci d'accordo. Questa è merce di prima qualità. Ossa meravigliose. Splendida figura. E denti eccellenti. Garantita nel darle notti di infinito piacere. Lei non mi ha compreso, signore. Non mi interessa un giocattolo sessuale. Mi serve qualcuno che mi aiuti a riempire di nuovo il locale. Qualcuno che sappia affascinare il pubblico. Sa ballare la ragazza? Sì, sa ballare. Oh, sì che sa ballare. È addirittura specializzata in danze erotiche. Sì. Eccellente! Eccellente! Mi è appena venuta un'idea. Ehi, aspettate un momento. Oh! Bull. Questa chi l'ha portata? Sono stato io. A te che te ne frega. Da dove vieni, straniero? Da un postaccio. Ce l'hai un nome? Hell. Sam Hell. Mai sentito nominare. Questa è tua? Venduta al signor Leroy. Una vendita privata. Ma sì, Bull. Chiudi quella boccaccia! Nessuna vendita privata è permessa a Frogtown. È la legge di Toti. Leroy lo sa bene. E quindi il tuo accordo con lui è annullato. Che ne dite, ragazzi? Facciamo un'asta? Io faccio un'offerta di 5 gigli. Allora? Io ho offerto 5 gigli. Aggiudicata a 5.
non è abbastanza. Ho detto che era giudicata a 5 gigli, lurido umano. Ah! Leroy, il tuo locale è chiuso fino a nuovo ordine. Fuori di qui voi! Tornate al lavoro! No! Ah. No! Sam! Quanto ti amo. Esatto. Dove sono gli altri? Tutti in miniera. Bull ha fatto chiudere il locale. Di nuovo. Sei molto fortunato. Come sarebbe a dire? Sei ancora vivo, no? Mi dici chi sei? Io sono Arabella. Ho giurato di combattere il comandante Toti fino alla morte. Hanno portato la tua socia nel palazzo. Dentro l'harem? Beh, ma allora va tutto bene. Tu mi fai entrare, io le faccio scappare. Un segnale al sentinella e siamo fuori di qui, giusto? In teoria. Eh no, così mi fai innervosire. A proposito, non so come ringraziarti per il tuo aiuto. Io sì. Aspetta un secondo, sorella, io non ti conosco neanche. Ma io conosco te? Anche qui il tuo nome è leggenda? Già, Sam El, il dominatore delle terre sterili, il guerriero senza paura. E questo è un male? È una faticaccia. Non voglio neanche parlarne. Certo, ti capisco. Davvero? Puoi riposarti sul mio seno. Sarà magnifico. Da queste parti i maschi mi si buttano addosso. Posso avere chi voglio. Non sono tutti idioti. Ma tu sei un vero macio. Oh, che vuoi fare? Promettimi solo che non sarai gentile. Certo. Certo, te lo prometto. Sapevo che sei un vero macio! Oh, aspetta un po'. Aspetta un momentino. Fammi un favore, eh? Quello che vuoi, Sam! Mettiti questo. Bene, così tu sei una schiava, eh? Ehi, tu! Portala da Toti. Muoviti, te ne accorgerai, umana. Vieni con me. Voglio vedere se identifichi un altro prigioniero speciale. Muoviamoci. Sam, ti vado bene così? Sei perfetta. Sei di un erotismo incredibile. Su, vieni. Cos'è quel suono? È l'ECR. Se Spengol si allontana troppo, esploderà. Conosco una scorciatoia per il tunnel. Vai senza di me. Dove? Conte Sodoma.
Ho una cosettina che ci mangeremo a cena stasera. Un peccato non presenziare. La prima consegna. Esigo un'altra la prossima settimana. Sam! Prendetelo! Sam! Portatela via! Preparatela! Sam! 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 Stai buona, bambina? Io sono dalla tua parte. Che cosa possiamo fare per aiutarli? Adesso? Già. Proprio niente. Mi chiamo Spengler. Sono di Mettec. Sono venuta qui per salvarvi. Come? Abbiamo un piano. Capisco. Che mi state facendo? Quello che il padrone comanda. Svegliamo il tuo corpo. Dov'è Spengler? È nell'harem. La stanno preparando per una notte che non dimenticherà mai. Vediamo se posso fare lo stesso per te. Ehi, quella non ti serve. Sono pronto a parlare. Il comandante è molto incuriosito dall'invenzione di Mettec. Per soddisfarlo ricorrerò ad una piccola operazione. Mi sento così viva. Certo, senza una grande passione non puoi affrontare la danza dei tre serpenti. Due nostre compagne l'hanno affrontata tremando di paura e non sono sopravvissute. Sembra che qualcosa abbia risvegliato i tuoi sensi. Un uomo, forse. Non lo fare! Se la spezzi, esplode! Mettec non farebbe mai esplodere un maschio così fertile, Ci rinunci. Ma sei cretino! È finita la benzina! Non esagerate. Non abbiamo molto tempo. Ora basta. Oh, no! Oh, no! Oh, no!
Taglialo! Taglialo! Mi sta ammazzando! Sai che ti dico? Tu sei proprio un tipo strano. Aspetta qui, vecchio. No, un minuto. Lui è amico mio, non tuo. Vado io. Sei troppo vecchio per combattere. Vecchio? Tu allora non sei nemmeno umana. Perché dovresti rischiare la pelle? Per distruggere Toki. E poi, Sam è anche mio amico. Beh, se tu liberi Sam, qualcun altro dovrà sparare il razzo di segnalazione. E io sparo razzi di segnalazione fin dalla mia più tenera infanzia. Hai ragione. Dammi 5 minuti. Auguri. Dannata anfibia sentimentale. E doveva esplodere. Era un imbroglio per incastrarmi. Tieni viva questa passione. Lascia che il fuoco ti bruci e potrai sopravvivere alla danza dei 3 serpenti. Chi sono questi 3 serpenti? Vieni, svelta! Sentite, scappiamo tutte. Facciamo fuori questa guardia e andiamo. Ci pieghiamo al vento o ci spezzeremo. A volte bisogna diventare il vento. Sentite, posso farvi scappare? Beh, forse hai ragione. Lasciatemi! Lasciatemi, schifosi ranocchi! O forse no. Stai bene, Sam? Sì. Sì, sono intatto. Ti sono grato. Oh no, non adesso. Traditrice! Muori! No! Danza per me! Ballerei volentieri, ma solamente sulla tua tomba! Danza! O morirai! Moderna o classica? Io voglio la danza dei 3 serpenti! Danza dei 3 serpenti... Ok. Tieni viva questa passione e potrai sopravvivere alla danza dei 3 serpenti.
Wow. Che stai facendo qui? Oh, beh, adesso te lo spiego, eh? Aiuto! Era ora. I tre serpenti. Mio Dio. Vieni da me. Io non li voglio neanche vedere quei cosi. Come? Aspetta, ecco, volevo farti vedere dei passi nuovi. Siete fatti, ranocchi! Stai bene? Sì, dammi una mano. Andiamo. Questo è per te. E questo è per te. Qualcuno sta vendendo armi a questi ranocchi. Qualcuno di nome Conte Sodoma. Era di tua moglie, non è vero? No, di mia figlia. Non ho trovato altro. La guerra è stata molto tempo fa. Non per me. Vogliamo andare? Beh, tanto vale, visto che siamo qui. Ti serve una mano? Allora sì. Spengo, ma questo è un miracolo. Sì, è vero. Andiamo. Preferite mangiare la terra o il piombo? Bene, saggia decisione. Sentinella! Per di qua. La festa è finita. Non ancora, Rospo!
scappate, io vi copro! Andiamo! Avanti, correte, svelte, svelte, svelte! Dentro! Svelte, bambine, sono parcheggiata in seconda fila. Ehi, calma, figliolo, calma. Vai sempre di fretta, dannata fretta. Vi avete lasciati scappare. Voglio che facciate immediatamente qualcosa. Chiaro? Sei davvero straordinaria. Ti ho detto che il mio piano era speciale. Sì, l'hai detto. Non te la prendere così, figliolo. Ho vissuto le mie 9 vite. Oh, spero solo che il cielo sia così ben fornito. Qualcosa si avvicina velocemente ed è pessimo. Oh, tira a sinistra! Semino tra le colline. Ce la faremo, vedrete. Fate la mia strada. Uscite tutti.
svelti! Trovateli! Ora! Io avevo detto che non era finita, Sam Hellman! Devlin. Il mondo una volta era in mano agli uomini, Sam. Ora ci sono troppe femmine e vogliono comandare loro. Io rimetterò tutto a posto. Io vendo armi ai ranocchi perché mi serve il loro uranio, hai capito? E poi lo do agli scienziati che la pensano come me per farne bombe. Sta lontana. Sta lontana da lui. Presto sarò l'unico ad avere armi nucleari in questa guerra, che sarà davvero l'ultima. E darò una ripulita al mondo per il bene dell'umanità. La spada. Solo i migliori sopravviveranno stavolta. Dammela. E i migliori sono una passiva, non posso. Libererò il mondo dalla tirannide delle streghe maledette di Mettek. Morirete tutti. Ma comincerò dalla Troia. Traditore, prolisso e insopportabile. Benvenuta nel club. Accidenti. Ehi, dove vuoi andare? A farla finita. Sta con le ragazze. Sam! Sam! Ti aspettiamo a piè fermo. Spengol. Abbiamo vinto! Giù le armi! Buttatele! Se volete vivere, correte! Tu no, Doty!
Noi due saltiamo in aria insieme. No! Pensavo che fossi morto. Ma dove eravate? Li abbiamo visti e ci siamo nascoste. Ti ho detto che il piano era perfetto. Piano? Un complotto per ammazzarmi. Dovrei davvero sculacciarti. Ah sì, Stallone, e provaci. Ora basta. Perché? Devi conservarti per le donne fertili. No, non mi va. Ah, davvero, bello mio? Vedi, non mi tieni più al guinzaglio. Allora perché sei tornato da me? Perché mi ami troppo. Ehi, come ti senti? Sono stata peggio. Tieni. A che serve? A darti calore, quando sei sola. Mm.
MedTech ti deve molto. Forse dopo che hai fatto il tuo dovere posso ottenere un paio di settimane di licenza. Questa sì che è un'idea geniale. Che vuol dire dopo che ho fatto il mio dovere? È proprio vero quello che dicono. E cosa dicono? Un soldato obbedisce e non riposa mai.